Edizione da record per la luminara di Pisa in onore del patrono San Ranieri. Migliaia di persone ieri sera sui Lungarni, turisti in arrivo da mezzo mondo. Vediamo con Cristina Benedetti. Tutte queste luci di notte illuminano i cuori. Questa bellezza è la bellezza anche del nostro patrono, che protegga sempre la nostra città. È l'imbrunire quando i Lungarni iniziano ad immergersi nella magica notte di San Ranieri. È la festa del patrono di Pisa che ogni anno si rinnova e accende d'incanto la città, tra riti e tradizione che si perdono nella notte dei tempi. Da quando sono nata non ho mancato nemmeno una luminara. 100.000 lumini a cera con il bagliore delle loro fiammelle illuminano le forme architettoniche degli storici palazzi vestiti a festa. Sogni ed emozioni nella notte più bella. Bellissimo, una cosa meravigliosa. Quest'anno credo che sia meglio degli anni passati. Questa è una magia che si ripete ogni anno e ogni anno è sempre bellissimo vederla. Brillano le facciate ricamate di luce, brilla la città riflessa in Arno. Lo splendore si rinnova con il battesimo delle nuove biancherie e dei tappi di alluminio a prova di vento e pioggia. Direi che quest'anno è molto bella, più bella del solito, 100.000 lampanini sono tutti accesi e rendono bellissimo il nostro Lungarno. Un fiume di gente, la notte delle famiglie, dei ragazzi, dei turisti arrivati per l'occasione. Oh, I'm from California. Io sono napoletana, è incantevole, non c'ho parole. Me encanta, muy bonita. Mi piace tanto. Anche la torre, nell'anno del suo 850° compleanno, rende omaggio al patrono. Un'accensione straordinaria rompe il buio di Piazza dei Miracoli. Alle 23 uno squarcio di luce in cielo, sono i fuochi d'artificio. La festa poi diventa silenziosa, i Lungarni con le ultime luci flebili danno appuntamento al prossimo anno. La magia è magico, sembra Natale d'estate.